Buffon, 7,5. Solito grande protagonista e capitano. Fa un miracolo che tiene in partita l'Italia e para due rigori, ma purtroppo non basta. Visibilmente emozionato a fine partita, come espressione di chi ha dato tutto e sa che il tempo a disposizione per alzare un altro trofeo è sempre meno. Barzagli, 7. Non c'è molto da dire, è un muro. Insieme a Chiellini e Bonucci rende dura la vita agli attaccanti tedeschi per ben 120 minuti. Bonucci, 7. L'Italia è sotto 1-0 e lui si prende la responsabilità di battere il calcio di rigore per pareggiare i conti. Quel pallone pesa 10 kg e la porta è riempita da Neuer, che intuisce ma non riesce a salvare, a differenza di quello che accadrà una mezz'ora più tardi ai rigori. Chiellini, 7. No, non mi sono fissato con questo numero, ma quei tre lì dietro agiscono come una mente sola, come nella Juve, così in nazionale. Una piccola nota di merito, è lui a conquistarsi il penalty, trasformato poi da Bonucci. Parolo, 6,5, meno lucido del solito, ma non per colpa sua, è chiamato da Conte ad un compito difficilissimo, fare il De Rossi. Beh, devo dire che lo fa anche abbastanza bene, e come avrebbe fatto il romanista, recupera un pallone al limite della sua area di rigore a Müller, interrompendo un'azione da gol della Germania. Sturaro, 5. Unica nota negativa. Mai entrato in partita, prende un giallo sciocco per proteste e non contento fa di tutto per farsi espellere, ma fortunatamente l'arbitro lo grazia. Giaccherini, 6,5. Gioca un tempo sì e uno no, ma resta sempre uno dei più pericolosi in casa Italia. Freddissimo poi, dopo 120 minuti dal dischetto. Florenzi, 6. Si impegna, fa quello che può, ma è visibilmente stanco e infatti verrà sostituito. Si prende la sufficienza per un salvataggio acrobatico su Müller, anche se, per la verità, non si è ancora capito se il pallone entrasse o meno. De Sciglio, 7. Ha ritrovato personalità e oltre a difendere bene è anche molto propositivo. Impossibile dimenticare l'urlo strozzato che abbiamo tirato un po' tutti sul suo tiro al 90esimo, che aveva dato l'illusione ottica del gol. Darmian, senza voto, entra nel finale e si vede poco, anzi, pochissimo. Fa comunque in tempo a sbagliare un rigore. Eder, 6,5. Bello vedere finalmente intesa tra lui e Pelé. L'italo-brasiliano, insieme a Giaccherini, è il più mobile in campo e spesso, ma in maniera poco concreta, mette apprensione dalle parti di Neuer. Pelé, 6. Solo una domanda. Perché? Gioca bene, disponda, fa il suo lavoro sporco per 120 minuti e poi rovina tutto dagli 11 metri, quando, prima di calciare, male peraltro, si prende gioco di Neuer facendogli capire che avrebbe fatto il cucchiaio. Zaza, 4. Un giocatore non si giudica da un calcio di rigore, è vero, ma lui entra al 119esimo solo ed esclusivamente per quel calcio di rigore, l'errore è imperdonabile. Conte, 8. È stato il nostro condottiero, anche ieri sera ha azzeccato la formazione e il modo di giocare, aspettando e ripartendo. Solo una cosa, grazie di cuore per aver fatto resuscitare questa nazionale. Ma ora vorrei prendermi qualche secondo per dare un voto più collettivo, anche perché se questa nazionale ci ha fatto sognare è stato proprio per il concetto di squadra, non di singoli. Il voto è 10, tutti hanno dato il massimo, e forse siamo andati anche oltre i nostri limiti, dato che alla vigilia tutti ci pronosticavano fuori ai gironi. Abbiamo dimostrato col Belgio, abbiamo dominato con la Spagna, certo che magari poteva andarci anche meglio col sorteggio, ma anche con la Germania abbiamo detto la nostra. Appuntamento quindi tra 2 anni, in Russia senza il condottiero Conte, ma con questi 11 leoni, anzi 23, per continuare a sognare. Queste erano le mie pagelle e ho messo questa parte alla fine del video proprio un po' per spiegarvi anche perché ho portato questo video che non ho mai portato prima d'ora. Semplicemente perché, come ha fatto poi Foolish anche per Italia-Svezia, io ho sempre collaborato per questo europeo con L Radio, una radio romana, e dato che mi è stato chiesto di fare queste pagelle per loro, ho pensato che sarebbe stato carino anche farvele sentire a voi. Quindi spero che comunque questo video vi sia piaciuto, vi do appuntamento a domani con lo speciale dei 10.000, sempre forza azzurri nonostante tutto, e anche forza Roma. Detto questo, noi ci becchiamo con i prossimi video, bella regà!